appena fatto un mega temporale. Guardate che splendore questo arcobaleno. Non è una meraviglia? Prende tutto l'arco, guardate. Bellissimo. Ragazzi, mi sa che stavolta le tortorine non ce l'hanno fatta a fare nascere i loro piccolini, perché ho visto movimenti strani, cioè che lei è venuta un giorno o due a covare, poi non è tornata. E alla fine ho trovato anche due uccellini morti in cortile e penso proprio che siano state le sue uova, forse che si erano schiuse, ma poi non so se erano morti questi piccolini. Ma è già un giorno che non la vedo tornare e penso proprio che erano i suoi piccolini quelli che ho trovato nel cortile. E quindi su tre volte che mi hanno fatto il nido, questa volta purtroppo è andata male. Ah no, ragazzi, mi sa che le uova ci sono e come. Perché le ho viste adesso salendo. Ah no, forse no. Allora non erano i loro, meno male. Ragazzi, stasera faccio i fiori di zucca che me li ha dati mia suocera oggi e li vado a fare con Philadelphia, acciughe e capperi. Li riempio, poi li passo nella pastella e li vado a friggere. Insieme farò un pochino di salsiccia. L'ho già scongelata al microonde e quindi adesso andiamo a riempire i fiori. Sono talmente delicati che bisogna fare tanta attenzione, però poi il risultato è molto buono. Solo che finiscono subito, talmente buoni che sono. Se riuscite, li fate un pochino su così. Sembra che questo lo friggo da solo perché è bello pieno e questo è rotto, via. Adesso vado a preparare la pastella con la birra. Io ho della birra che abbiamo avanzato ieri sera. Adesso vado
la salsa pistello. Il sale lo mettiamo per ultimo, eh? Bastare. Mettiamo tutta. Come consistenza ci siamo, eh? Ok, ora vado a scaldare l'olio. Quindi mettiamo l'olio un pochino abbondante, perché almeno friggeranno meglio. Vado a mettere il sale, un po' generoso perché si deve sentire la salatura.
un po' anche la mia salsiccia sta andando. Questo è il tipico mangiare di strada, semplice ma buonissimo. Ultimi fiori, e sono quasi pronti. Thank you.
mia cenetta di questa sera e ci vediamo sicuramente domani.